Spesso a gennaio puoi fare acquisti giustissimi che ti cambiano la stagione o fallimentari che non ti cambiano nulla o che magari te la peggiorano. Oggi ho fatto uscire sul primo canale i 20 peggiori acquisti della storia di gennaio del calciomercato in Serie A. E adesso su questo canale facciamo uscire i 20 migliori acquisti di sempre di squadre di Serie A fatti nella finestra invernale del mercato. Prima di iniziare, come sempre, ti invito ad iscrivervi al canale ricordandoti che ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 17:30, martedì no, giovedì no, lunedì, mercoledì, venerdì esce un contenuto su questo canale e lasciando tantissimi mi piace sbloccherete il contenuto di venerdì. Fatemi sapere su cosa siete d'accordo o su cosa no, se avreste messo qualcun altro, e noi partiamo subito. 20. Diego Perotti. Perotti passa dal Genoa alla Roma. È il febbraio del 2016. La Roma lo preleva dalla squadra rossoblu pagando solamente 1 milione di euro per un prestito. Passeranno appena 2 mesi e la Roma lo riscatterà. Rimarrà in giallorosso per 4 anni. Decidendo spesso tantissime gare e diventando anche un pilastro di ogni asta del fantacalcio. 19. Mark Van Bommel al Milan. È il 2011 e a gennaio i rossoneri, che si stanno giocando lo scudetto, acquistano questo giocatore dal Bayern Monaco. Arriva in prestito gratuito perché per il Bayern lui è un giocatore finito. Al Milan di Massimiliano Allegri, Van Bommel sarà fondamentale e un pezzo di scudetto a fine stagione sarà anche il suo. 18. Mohamed Salah alla Fiorentina. Corre la stagione 2014-2015 e la Fiorentina riesce a prendere a gennaio Mohamed Salah dal Chelsea. L'egiziano non è nemmeno lontanamente il giocatore che noi oggi conosciamo. Sì, ha fatto vedere qualcosa con la maglia del Chelsea, qualcos'altro con quella del Basilea, ma per il Chelsea nient'altro è che un esubero. Quando i Blues riescono a prendere Cuadrado dalla Fiorentina, decidono tra le varie cose di inserirci il prestito di Momo Salah, che la Fiorentina paga a 1 milione di euro con un riscatto di 15. C'è una clausola però all'interno: se il giocatore non vuole essere riscattato può scegliere. In 6 mesi fa 9 gol, quasi doppia cifra giocando la metà delle partite. Diventerà celebre una sua rete nella quale dribblerà tutti i giocatori della Juventus salvo poi far gol, e probabilmente era il debutto. 6 mesi dopo la Fiorentina ovviamente vorrebbe riscattarlo, ma l'interesse della Roma farà porre a lui quel veto di cui avevamo parlato, e così lui passerà alla Roma e la Fiorentina non prenderà nemmeno un centesimo. 17. Alessandro Matri alla Juventus. Matri non ha mai avuto una carriera che lo ha reso un top player, ma nella stagione 2010-2011, la prima di una lunga serie di scudetti vinti dalla Juventus, Alessandro Matri, arrivato a gennaio dal Cagliari, è fondamentale per il campionato dei bianconeri. Il primo anno fa 9 gol, l'anno dopo ne fa 10. Il primo anno in cui fa 9 gol lo scudetto lo vince il Milan. Il secondo anno, quando ne fa 10 con la Juventus campione d'Italia, è uno dei protagonisti. E così inizia l'era Conte. 16. Ronaldo il fenomeno al Milan, che passa a gennaio del 2007. Questo più che un colpo a livello di qualità è un colpo a livello di effetto, perché nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Ronaldo il fenomeno in Italia. Nessuno si sarebbe mai aspettato di rivedere Ronaldo il fenomeno in Italia, ma con la maglia del Milan e non più quella dell'Inter. Era scappato dall'Inter andando al Real Madrid. Quando torna al Milan, in realtà fa anche benino. Non tornerà mai quel Ronaldo, ma addirittura segnerà nel derby. 15. Luca Toni alla Roma. È il 2010. La Roma si sta giocando lo scudetto contro l'Inter nella stagione 2009-2010, quella famosa in cui l'Inter vincerà il triplete. Ma in questi 6 mesi Luca Toni è fondamentale. Dopo le grandi esperienze italiane di Palermo e Fiorentina, Toni aveva fatto la voce grossa al Bayern Monaco, ma con Van Gaal le cose non vanno bene e addirittura il Bayern Monaco decide di prestarlo a gratis alla Roma. Lui sarà fondamentale sia nel derby che nel gol contro l'Inter, che permetterà ai giallorossi, queste due partite, di attuare il sorpasso in classifica. Quell'anno troppi rimpianti, la Roma perderà lo scudetto contro la Samp e l'Inter vincerà tutto. 14. Antonio Candreva alla Lazio. Siamo a gennaio 2012 e la Lazio prova a prendere questo giocatore giovane e semisconosciuto, che poi semisconosciuto. In 4 anni ha giocato in 5 squadre: Udinese, Livorno, Juventus, Parma e Cesena. Quando la Lazio decide di puntarci, lo rende il capitano dei biancocelesti. Rimane addirittura per 192 partite, diventandone anche leader.
Certo, qualcuno avrà storto il naso per qualche intervista prima e per chi diceva che in realtà tifava Roma, ma oggettivamente è diventato, preso dal Cesena in quel gennaio lì, una bandiera della Lazio. 13. Mario Balotelli dal Manchester City al Milan. Siamo nel 2013. Balotelli da Milan era partito, ma dalla sponda nerazzurra per andare al City. Pagato 29 milioni e mezzo. Al Manchester City altissimi e bassissimi, salvo poi tornare in Italia. Il Milan lo paga 20 milioni di euro l'ultima ora di mercato, il 31 gennaio. Tre giorni dopo debutta contro l'Udinese e fa doppietta. Balotelli è straordinario. In 13 partite nel girone di ritorno mette a segno la bellezza di 12 gol. E il Milan che prende la Champions la prende grazie a Super Mario. 12. Radu alla Lazio. Da romanista ci ho pensato parecchio se metterlo qui o meno, ma devo essere sincero. Perché quel gennaio del 2008, quando la Lazio strappa Stefan Radu alla Dinamo Bucarest, nessuno avrebbe mai potuto immaginare dove sarebbe arrivato oggi. 13 stagioni di fila, in cui puntualmente ogni volta Radu diventa e dimostra di essere il leader della Lazio. Ancora oggi è lì, al di là di tutto. E non possiamo dire che quel giorno per la Lazio Radu non abbia scritto la storia. 11. Marcelo Brozovic all'Inter. Voglio andarci cauto, perché a dirla tutta Brozovic forse meriterebbe qualche posizione in più, ma visto che la carriera è ancora lunga, faccio fatica a posizionarlo. Detto questo, in questo momento Brozovic è assolutamente uno dei calciatori più validi di quest'Inter. Comunque, andiamo al fatto storico. È il gennaio del 2015 e sulla panchina dell'Inter c'è Roberto Mancini. Da poco ha scalzato in quella posizione Walter Mazzarri. E in quella campagna acquisti di gennaio, fatta per ricostruire l'Inter, la nuova Inter di Mancini, arrivano tre giocatori, due forti e uno apparentemente sconosciuto. I due forti li trovate oggi, recuperatevela nella flop 20 di sempre, Shaqiri e Podolski. Quello sconosciuto è Marcelo Brozovic, che all'Inter inizia ad arretrare il suo baricentro e il suo ruolo in campo di stagione in stagione. Arriva come un fantasista, quasi un trequartista, diventa uno dei mediani migliori del mondo. 10. Jorginho al Napoli. Stiamo parlando ad oggi di uno dei pochi, uno degli 11, magari ci farò un video a parte, che è riuscito a vincere nello stesso anno Champions League e europeo o mondiale, nel suo caso europeo. Jorginho arriva dall'Hellas Verona. Per molti è semplicemente un fuoco di paglia, uno che sta rendendo semplicemente in una piccola. Ma a Napoli con Sarri diventa centrale, diventa uno dei migliori centrocampisti al mondo e lo è tuttora al Chelsea. 9. Edgar Davids alla Juventus. Torniamo tanto tanto indietro. Dicembre del 1997, nella stagione 97-98, Edgar Davids viene cacciato dal Milan. Viene visto come un giocatore che non sa adattarsi bene al Milan e che litiga con tutti nello spogliatoio. Fatto sta che Lippi lo vuole assolutamente alla Juventus. Lo chiede e lo ottiene ed Edgar Davids diventerà uno dei calciatori più rappresentativi e simbolici della storia bianconera. 8. Hidetoshi Nakata alla Roma. È il gennaio del 2000. La Roma si sta giocando lo scudetto con la Juventus e all'improvviso, a gennaio, arriva Nakata. E tutta l'avventura della Roma, anzi di Nakata nella Roma, è descritta nella partita Roma-Juventus. Se la Roma perde con la Juventus, lo scudetto si può dire andato, ma lui fa gol e poi è fondamentale per il pareggio di Montella. Una settimana dopo segnerà ancora. Tutto sommato è un po' ingeneroso ricordare Nakata per semplicemente una settimana, per 7 giorni, ma quelli sono stati i 7 giorni che hanno dato lo scudetto alla Roma, quello del 2000. L'ultimo vinto a distanza di 21-22 anni. 7. Goran Pandev all'Inter. Non tanto per la portata dell'acquisto, quanto per quello che poi l'acquisto ha portato effettivamente nel mondo del calcio. Perché Goran Pandev, che tutto sommato era anche diventato una bandiera della Lazio, a gennaio all'improvviso nel 2010 passa all'Inter. È la stagione 2009-2010, quando Goran Pandev arriva in nerazzurro e Mourinho lo rende immediatamente super titolare di questa All-Star. L'Inter vincerà tutto anche grazie a Goran Pandev, che segnerà tra le altre cose un gol nel derby. 6. Milan Skriniar alla Sampdoria. Ok, lo so, assolutamente lo so. So che questo forse poteva finire più dietro e che vi ho detto che i giocatori che stanno ancora giocando faccio fatica a metterli troppo in alto. Ma ci sono assolutamente dei ma.
ma ci sono delle eccezioni. E innanzitutto Milan Skriniar, quando faccio questo video, ha già lasciato da un bel pezzo la Sampdoria. Oggi si parla del 2016, quando Skriniar andò alla Samp, ma non possiamo certamente stare muti, perché l'arrivo di Skriniar dallo Žilina alla Samp è un colpo d'occhio che solo chi l'ha acquistato ha saputo fare. Skriniar arriva che non lo conosce nessuno, viene pagato 1 milione di euro. Dopo una stagione e mezza di altissimo livello, l'Inter lo paga 35 milioni. Ad oggi probabilmente vale 3 volte tanto ed è uno dei difensori più forti del mondo. 5. Raja Nainggolan alla Roma. È senza alcun dubbio il pre-Barella che stiamo vivendo in questo momento, perché Raja Nainggolan al Cagliari si dimostra un giocatore straordinario e quando arriva alla Roma, dopo che Juventus e Roma se lo contendono per più di un anno, Raja Nainggolan è un calciatore clamoroso. La Roma lo prende in prestito pagandolo 3 milioni di euro, ma lo riscatta immediatamente per 6 milioni prima e per 9 dopo. Diventerà uno dei centrocampisti più forti al mondo in quel momento esatto, decidendo di rimanere praticamente per tutta la sua carriera ad alti livelli alla Roma e decidendo di andare all'Inter solamente alla fine dei suoi giorni, sportivamente parlando, dei calcio. Ad oggi gioca nell'Anversa e chiude la carriera in Belgio. 4. Zlatan Ibrahimovic al Milan nel 2020. Forse ho deciso di metterlo leggermente più in basso rispetto alla top 3 perché ancora dobbiamo vedere quello che saprà fare Ibra. Certo è che a mio modo di vedere, se questo Milan dovesse mai vincere lo scudetto, Ibra finirebbe primo in questa classifica. Vi dico e non vi nego che per molti, quando nel gennaio 2020 il Milan prese Ibra con un Milan settimo in classifica, con Giampaolo appena cacciato, con Pioli arrivato sulla panchina del Milan, per molti era solamente un colpo fatto per far sta zitti chi si lamentava del Milan. E invece nel girone di ritorno fa 18 partite e mette a segno 10 gol. Arriva dai Los Angeles Galaxy, dall'America, tra l'altro dopo un brutto infortunio arrivato al Manchester United. Ma Zlatan Ibrahimovic è sempre Zlatan Ibrahimovic e continua a dettare legge. Ad oggi è uno dei calciatori più carismatici del nostro campionato e se il Milan è lì dov'è, secondo me molto merito è di Zlatan Ibrahimovic. E saliamo sul podio con 3. Andrea Barzagli alla Juventus. Innanzitutto, per la cifra che viene pagato, lui è assolutamente un top. La Juventus lo paga 300.000 euro e ad oggi è ancora uno dei migliori affari della storia della Juventus e uno dei migliori acquisti di sempre di Beppe Marotta. Arriva dal Wolfsburg, quasi a parametro zero, e diventa protagonista della BBC, della Bonucci, Barzagli, Chiellini. Diventa uno dei calciatori più fondamentali dei 9 scudetti di fila della Juventus e non è un caso che quando lui si è ritirato la Juventus in difesa ha cominciato ad essere altalenante. Arriva quando per molti la sua carriera è al tramonto e invece diventa uno dei calciatori più forti e uno dei leader in assoluto dei bianconeri. 2. Dejan Stankovic all'Inter. È il gennaio del 2004, mancano 6 mesi e il suo contratto con la Lazio scade. Su di lui c'è fortemente la Juventus e timidamente l'Inter, ma lui dice no alla Juve e va all'Inter di Mancini. Con i nerazzurri farà incetta di trofei, 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe, oltre che la Champions League nell'anno del triplete e il Mondiale per club. Rimarrà all'Inter 10 anni e tuttora è uno dei migliori giocatori dell'Inter di sempre. E prima di passare a uno, vi voglio dire alcune menzioni di merito. Non ne ho tante, ma qualcuna ve la voglio dire. La prima menzione di merito, che secondo me insomma è giusto citare, è quella di Stefano Mauri, che passa dall'Udinese alla Lazio nel 2006. Insomma, è diventato una bandiera il capitano della Lazio ed è arrivato praticamente da sconosciuto. È rimasta la Lazio, pensate, quasi 11 stagioni. Un altro che voglio citare è assolutamente Fikayo Tomori. Perché Fikayo Tomori? Perché secondo me poteva tranquillamente essere inserito in questa top, ma visto che è arrivato un anno fa, sinceramente ancora non me la sento. In questo momento credo che sia il miglior difensore del Milan in assoluto e uno dei migliori del nostro campionato, però voglio valutarlo a lungo andare, visto che oggi che sto registrando è appena passato un anno dal suo arrivo al Milan. E numero 1, Thiago Silva al Milan.
Dicembre del 2008, il Milan acquista dalla Fluminense Thiago Silva. Lo paga 10 milioni di euro ed effettivamente arriva a gennaio, anzi a dicembre. Il colpo viene chiuso, il contratto viene depositato, ma in realtà il tesseramento può arrivare solamente 6 mesi più tardi. Il calciatore, vi ricorderete la storia, è un extracomunitario e quindi ovviamente il Milan, avendo tutti i posti occupati, non può tesserarlo. Il Milan lo aspetta. Lo aspetta e lui per 6 mesi si allena con i compagni, li studia. Ma tutti capiscono quanto Thiago Silva sia forte. L'anno dopo diventerà un titolare assoluto del Milan, gli regalerà lo scudetto e poi andrà a vincere tutto in territorio nazionale con il Paris Saint-Germain, decidendo successivamente di aggregarsi al Chelsea quando il PSG lo scarterà e portando i Blues a vincere la UEFA Champions League. Ad oggi confermo che secondo me è uno dei difensori centrali più forti della storia del calcio. E questi, ragazzi, erano i 20 acquisti migliori della storia del nostro campionato a gennaio nel mercato di riparazione. Fatemi sapere la vostra, mi raccomando, con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, invito a lasciare tantissimi mi piace. Voscia l'allene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.